Sì, ti vedo bene, ti vedo. Allora, Siete sul monitor, allora siete adesso sulla. tra un po' verrà a parlare Matteo Salvini. Veniamo da una giornata entusiasmante a Lampedusa. Matteo è stato straordinario, ha lanciato dei messaggi secchi, decisi, puntuali. Tra un po' avrete modo di sentirli dalla sua diretta voce. Non vi nascondiamo la nostra soddisfazione, il successo clamoroso dell'iniziativa, non solo dal punto di vista mediatico, ma anche di partecipazione. Possiamo dire che ormai Matteo Salvini è nel cuore dei siciliani, questo lo abbiamo già percepito a Palermo, però adesso avrete modo di sentirlo lì a Caltanissetta alla viva voce. Ariando, ti passo Matteo, fai un breve annuncio, spiega dove sei, cosa hai organizzato. Ariando è il nostro coordinatore cittadino e da questo momento è tutto tuo, vai. Ciao Matteo, come stai? Facciamo un applauso a Matteo. Ci stanno vedendo i nostri amici di Caltanissetta. Stasera, quando chi è lì a Caltanissetta tornerà a casa, guarderà il TG1, il TG2, il TG3 o il TG5, vedrà due Italie diverse: quella che era a Roma a reggere il moccolo alla Merkel, a Renzi, ad Alfano, a Gentiloni, a questa Europa che ci ha massacrato, e un'Italia che invece vorrebbe tornare a parlare di lavoro, di pesca, di agricoltura, di una sua moneta, di confini difesi. Questo ho trovato oggi in Sicilia, gente orgogliosa che vuole lavorare, vuole studiare, vuole curarsi senza fare 1.000 chilometri, vuole dare un futuro ai suoi figli, vuole continuare a pescare, a coltivare la terra, e quindi tornerò a Lampedusa, tornerò a Palermo e verrò anche a Caltanissetta. Questo è un impegno. Grazie Matteo, questa è la nostra prima uscita ufficiale qui a Caltanissetta con noi, con Salvini, e siamo veramente molto, molto orgogliosi di avere te in videoconferenza, veramente molto piacevole. Posso dire a te, a chi c'è lì, che ho tanti difetti, però sono testardo, sono coerente, ho le idee chiare. La Sicilia è una terra stupenda, stuprata da una politica incapace. L'autonomia dai politici siciliani è stata intesa come autonomia di spreco, autonomia di assunzione per i parenti degli amici degli amici. Io invece penso che sia giunta l'ora di mandare a casa Crocetta, di farlo con una bella squadra, che però guardi avanti e non guardi indietro. I traditori della Sicilia, in primis Alfano, io non li voglio più vedere neanche dipinti sul muro. E Nemmeno quindi. noi, nemmeno noi. E allora tu pensa a mandare a casa Crocetta, che noi pensiamo a mandare a casa il nostro sindaco Ruvolo, che è un amico di Crocetta e sta distruggendo la nostra città. Abbraccio e vi auguro buon lavoro. Ho incontrato persone che da Palermo verranno il 25 aprile a Verona per la giornata della liberazione, per pretendere che la legittima difesa sia sempre legittima difesa, perché tanto in Sicilia quanto nella Lombardia non è possibile che siano gli aggressori ad avere più diritti degli aggrediti. Se uno è costretto a difendere se stesso, la sua famiglia o la sua vita, non deve essere processato, ma deve essere aiutato dallo Stato. Però in questo momento loro preferiscono i ladri, noi stiamo con le guardie. E quindi abbraccio Caltanissetta e conto di vederci presto. Grazie, grazie, grazie tanto Matteo, ci sentiamo presto, noi continuiamo i nostri lavori.